Oh, poi tra l'altro, vabbè, io vi devo fare una domanda, se mi serve una risposta vera. Allora, secondo voi, intanto vi rendo partecipi che è la prima volta che bevo durante uno spettacolo in vita mia. Voi direte sti cazzi, ma io mi ricorderò per sempre di voi anche se non vi vedo. Secondo voi, quanto posso stare tranquillo se mi ha maledetto una zingara? Sul serio. Io sono stato maledetto da una zingara. Non. Vabbè. Stavo a Roma, mo è successo. Ed è una cosa a cui penso, cioè io normalmente non credo a queste cose, però è successo veramente. Stavo in motorino, stavo parcheggiando il motorino, è arrivata una zingara con suo figlio a chiedermi due spicci. E vabbè, poi io dico zingara, non voglio sembrare, però questa era a forma di zingara. E quindi io presumo. Comunque. È arrivata questa signora col figlio a chiedermi degli spicci, io ho messo la mano in tasca, ho tirato fuori due monete, erano 3 euro. Catastrofe. Che non è che puoi fare. Sì, vabbè! Non lo puoi fare. E quindi ho dato 3 euro a una zingara e mi sono rovinato la settimana. Ma no, non perché li abbia dati a una zingara, ma perché io faccio il comico e il mio business model non prevede che io dia 3 euro a nessuno. A nessuno. E comunque non gli avete dato una zingara. Ma non perché è una zingara, ma perché, cioè, non sono gli zingari la mia categoria di riferimento quando faccio l'elemosina. Non so se voi fate l'elemosina, però va a simpatia, cioè non è che sei bravo se li dai a qualcuno invece a qualcun altro. Va a simpatia e io non lo so, cioè dico io non gli do gli zingari. Tipo mia madre, quando va a fare la spesa, la zingara sta fuori al suo supermercato, fa la ola. Perché mia madre sta a mandare via a Oxford fra un po'. E quindi, per esempio, mia madre, io invece no, non gli faccio le zingari. Io, per esempio, li ho sempre dati agli africani. Secondo me mi è rimasta questa cosa perché quando ero bambino, l'estate, mia nonna mi faceva, c'era un glicine a capalbio e mia nonna mi faceva spazzare le foglie del glicine tutti i giorni. E poi mi diceva, ok, bravo, hai lavorato, prendi 2000 lire. E dicevo, vai. Adesso mettili nel bussolotto così li mandiamo ai bambini in Africa. Come? No, ho lavorato io e quindi vabbè, vai al bussolotto e metti. Per così compravamo le capre, una capra, mettendo insieme i soldi, ogni estate compravamo una capra a un villaggio in Africa. E tant'è che quando poi sono andato in Africa ho detto, so quello delle capre, cioè fatemi vedere un gregge di capre che io ci ho lasciato i pomeriggi migliori. E per questo empatizzo così tanto con gli africani, perché più o meno la stessa condizione, loro che emigrano, io che spazzo il glicine a capalbio, capisco il loro dolore. E quindi mi è rimasta. Però io, essendo laureato in scienze politiche, anche col mio metodo, ho studiato che effettivamente a un ragazzo di 25 anni fuori a un supermercato che ti chiede soldi, se tu gli dai i soldi e basta, gli fai l'elemosina, li fai probabilmente più male che bene, perché lui ha 25 anni e si deve trovare un lavoro e quindi se il suo lavoro è chiedere soldi non andrà mai da nessuna parte. E quindi ho smesso di dare soldi agli africani, che è un periodo della mia vita che ho idee di sinistra a cui applico soluzioni di destra. Cioè, poveri immigrati, li aiuterò non dandogli niente. Questo. Quindi ho smesso di dare soldi agli africani e ho iniziato a dare soldi ai disabili. Vedi uno che chiede l'elemosina, tipo, non so, non c'ho un braccio, e tipo, porca miseria, mi dispiace, gli dai soldi. E tra l'altro un sacco di gente non dona ai disabili perché dice, io poi però mi impressiono, cioè magari capito, questo non c'ho un braccio e poi lo fisso male. Che ogni tanto, cioè nel senso può succedere, però io ho trovato la soluzione. Se tipo c'è una persona che non c'ha un braccio, tu gli fissi tutto il tempo il braccio buono e fai tutti i commenti, ammazza che braccio. E che fai? Sollevamento peso? Pensateci che comunque. Best friends, subito. No, però comunque, però pure ho iniziato ad avere un problema sul marketing. Cioè, nel senso, non è che siccome non c'è un braccio, allora sei povero. Cioè, sono due cose separate, sono due sfighe separate. Infatti io lo vedo e mi dispiace e te sto dai soldi. Non è che però siccome allora. No, vabbè, io sta cosa ci tengo a dirla perché. Io quando vivevo all'Aquila giocavo a rugby e c'era un compagno di squadra che giocava a rugby con un braccio solo. Giocava a rugby con un braccio solo. E io ero la sua riserva. Quindi non mi venite a dire che non. Eh?
Perché, vabbè, immaginate come ci si sente in panchina. Bravo Fabio, bravo, no, ho sbagliato! Mister, che devo fare? Quindi basta soldi pure ai disabili. E ho iniziato a dare soldi in base a quante feste mi fa il cane. Cioè, tipo, mo se non c'hai un cane e mi chiedi soldi, io proprio sei invisibile, manco ti sento. Però se il tuo cane mi fa le feste, poi pure una svastica in fronte, gli do 10 euro. Mi raccomando, le crocchette ipoallergeniche, bravo amore! Non è che è così. Mo c'ho un cane nella mia vita, è entrato un cane, quindi so, amo i cani. Tra l'altro il mio cane fa sta cosa, c'ho un cane grande come sto palco. Bellissimo, eh? E fa sta cosa che gli piace scambiare la posizione degli oggetti nella casa. E tipo, l'altro giorno ha scambiato un pezzo del bracciolo del divano con del vomito. Contenente pezzi di bracciolo di divano, cioè, capito? Meta design. Oh, e insomma eravamo rimasti, scusate, ho divagato, che ho dato sti 3 euro a sta signora zingara. E questa si sono illuminati gli occhi, perché, mo, così, per alzare di mano, 3 euro secchi a una zingara, chi gliel'ha dati? Nessuno, ma è normale, 3 euro non se ne danno nessuno. E gli si è illuminata la mano, mi ha preso la mano e mi ha iniziato a dire, tipo, oh, tanta fortuna, tanta buona sorte, che comunque sono cose positive. E intanto suo figlio mi veniva incontro e lei l'ha mandato via e ha detto no, vattene via, a me mi ha detto stai tranquillo, non ti voglio rubare. Che comunque è una frase strana perché nessuno ha parlato di rubare fino a quel momento. E quindi ho detto vabbè, neanche io ti voglio rubare, visto che ce lo stiamo dicendo apposta. E lei mi fa, metti una moneta da 1 euro sulla mano. Io dico no, guarda, non ce l'ho. Non mi dire le bugie, oddio. E mi inizia a stringere la mano, intanto suo figlio torna verso di me, lei lo caccia, gli urla, no, vattene via, a me mi fa, tranquillo, non ti voglio rubare, non ti voglio rubare. E io pensavo, questa mi si vuole proprio rubare, cioè, mi stanno a rapire gli zingari a quest'età, non pensavo, poi già sono rasato, manco devono... Non so se a Milano, ci stava sta cosa a Milano, all'Aquila quando ero bambino io negli anni 90 c'era il mito di zingari che rapiscono i bambini e gli rasano la testa per non farli riconoscere, ci sta... Col se ne poi possiamo dire che è una fake news anni 90. Cioè, perché qua, l'idea qual è? Che tipo un padre va all'ipercop con la figlia, va all'esse lunga con la figlia, tu, si perde la figlia, non la trova, dopo un po' viene una bambina rasata che scappa da una zingara e fa papà aiuto! No, mia figlia che ha capelli lunghi, non è che non le riconosce. Fake news. A me mi fanno troppo ridere queste fake news, che è il modo che ho di dire bestialità razzista, però... All'Aquila c'era la cosa negli anni 90, gli albanesi, allora con le barche, arrivano gli albanesi con le barche e ci ruba il lavoro, sono violenti gli albanesi, arrivano con queste barche, solo che l'Aquila è in montagna, quindi questo alla fine, dove stanno queste barche, sai, se mi dice arrivano gli albanesi con gli snowboard, da un momento all'altro vorrebbero, tipo gli uni de Mulan, terrorizzato, comunque, fake news. Oh, ecco, eravamo rimasti per di vago sempre. Eravamo rimasti con sta zingara che mi fa: non ti voglio rubare, non ti voglio rubare. Io sono lei, mi fa: metti una banconota da 10 euro sulla mano. Io ho detto: ma io faccio il comico. E sono scappato. Perché un business model gli ho fatto vedere. Ti mando l'Excel. Comunque, sono scappato, strattonato, sono scappato. E questa mi ha inseguito, facendomi tutti i segni, urlandomi tutte cose. Anche un po' di vaffanculo, che però cioè, ci stanno nel contesto, però tutte cose. E quindi sono, cioè, beh, effettivamente maledetto. E sono maledetto. E. Si vede che sono maledetto da come mi stanno andando le scommesse, cioè non dico più alle bollette, che poi vabbè, non so, io con le scommesse c'ho un rapporto, mi dà un po' fastidio, no? Che non so se voi seguite il calcio, però adesso prima, durante e dopo le partite ti danno le quote delle scommesse proprio mentre te la guardi. E quella per le persone, cioè è una dipendenza, no? È una droga per un sacco di gente. E c'è la pubblicità delle scommesse, tu ti puoi scaricare l'app per scommettere dal cellulare e c'è la pubblicità dell'app che ti fa scommettere dal cellulare, che è come se tu a un cocainomane gli dai l'app che gli fa apparire la cocaina sul cellulare e poi però lo Stato gli fa pippa responsabilmente. Sicuro, tanto mi scarico l'app ma solo per vedere come funziona, eh. No, quello è proprio. Poi io tra l'altro ho avuto un momento col gioco d'azzardo qua a Milano, ero tanti anni fa, e stavo un tabaccaio, mi sono preso un caffè
e mi hanno dato un resto di un euro e mi sono preso un gratta e vince un euro. Ho vinto 5 euro e mi sono preso un gratta e vince 5 euro, come facciamo noi adulti. Gratto sto gratta e vince 5 euro, simboletto, delfino, gratto il premio, 500 euro. E a 20 anni 500 euro sono tutti i soldi del mondo, ci puoi fare, cioè ci puoi viaggiare, ci puoi comprare quello che ti pare. E quindi io ci ho comprato 300 euro di gratta e vince. Stesso tabaccaio. Un box da 60 gratta e vinci da 5 euro che ho grattato sulla panchina davanti al tabaccaio, grattato questi 300 euro e ho vinto 160 euro. Quindi ci ho perso i soldi. Però comunque sia, rispetto all'euro di resto che c'avevo prima, c'avevo i 200 euro rimasti dei 500 di prima, più sti 160 euro, 360 euro a 20 anni sono ancora tutti i soldi del mondo, ci puoi fare quello che, ci va, quello che ti pare. Infatti ero fomentatissimo e mi ci sono comprato altri 300 euro di gratta e vinci. Stesso tabaccaio. E ora, quando hai già grattato 60 gratta e vinci, i secondi 60 sono brutti. Sono brutti, cioè proprio tremi. E io li ho grattati sul treno che mi riportava da Milano a Roma e tremavo, cioè c'avevo proprio il sudore freddo. E stavo a fare tipo, dai, paga, paga, cazzo, paga! E ogni gratta e vinci perdente è una pugnalata nell'anima e ti senti preso per il culo da Dio. Stai là a fare tipo, perché? 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 E grattavo, io stavo all'angolo dello scompartimento con la giacca sopra perché avevo paura che mi si volano rubare gratta e vinci. Così, ah, stai bene, stai via, via, via. Brutto, bruttissimo. E poi mentre il treno entrava a termine, ho grattato uno degli ultimi gratta e vinci e ho vinto altri 500 euro. Quindi il mio messaggio al giocatore d'azzardo è: continuate a giocare, continuate a crederci perché il prossimo è sicuramente quello buono. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutte. La serata mi sa che è finita, non so quanto tempo ho fatto, però. Grazie mille, mi sono dato una stecca sulle palle, l'avete vista? È la cosa più divertente, perché c'ho la telecamera, vabbè, avete capito, questo poi lo rimetterò qua. Grazie a Mura, grazie a Gabriele Antinori, grazie tantissimo a voi, questa era l'ultima replica di questo spettacolo, che forse lo potrete vedere su YouTube.